Sì, grazie Presidente. Anche il mio intervento per ribadire il nostro no a questi emendamenti per le ragioni che avevo illustrato prima. La ricerca pubblica e la ricerca privata hanno convissuto per decenni e questo ha consentito che dalla loro interazione scaturissero sicuramente avanzamenti scientifici. Quindi, come dice Calvano, non siamo contro la ricerca, però non ci sono ragioni evidenti per abbandonare questo modello, cioè entrambe, pubblico e privato, nella loro divisione dei compiti vanno avanti e sviluppano il progresso scientifico e il benessere sociale. Però il pilastro è pubblico, quindi non c'è necessità che facciamo questa importante apertura e quindi riteniamo che il privato, che è bravo a fare ricerca, possa farlo, non glielo impediamo, ma si può finanziare da solo. Visto che Calvano citava Bissoni, io mi sono andato a riguardare la discussione che in commissione, perché lì ci fu la discussione in commissione riguardo al RIST, fu fatta e si è provveduto a circoscrivere la possibilità degli IRST solo a Meldola, perché si tratta di un istituto con il 60% di capitale pubblico e con la presenza di soggetti privati particolari come le fondazioni bancarie costituite in forma societaria e l'Istituto Oncologico Romagnolo, che è un'associazione di volontariato ma con forma giuridica di SRL. Quindi la necessità nasce essenzialmente da temi di bilancio per i soggetti privati costituenti il capitale. Quindi la scelta era chiara e nella discussione il Presidente della Commissione disse: la decisione di tenere fuori il privato è stata determinata anche da input molto espliciti pervenuti durante l'udienza conoscitiva, quindi ci fu una discussione ampia. Noi per queste ragioni riteniamo che non dobbiamo snaturare la scelta fatta da questa regione a suo tempo di preferire il pubblico al privato, a meno che il privato non decida di entrare in collaborazione con il pubblico attraverso le forme societarie che furono scelte all'epoca e che sembrano esempi riusciti, anche perché nel piano triennale della ricerca la regione dice che mette soldi per gli IRCS, ma non è che dice metto soldi per, e quindi quando è alla fine i fondi regionali potranno finire anche al privato. L'altro aspetto che a me stupisce sono i silenzi e non detti, perché nessuno ha detto che il primo candidato, forse l'ho detto solo io, il primo candidato è una struttura. E se guardate le firme dell'ordine del giorno sono tre romagnoli. La struttura, io suppongo, mi sembra di aver capito, ma è abbastanza chiaro, è il Maria Cecilia Hospital di Cotignola, della GVM. Perché non lo dite? Perché ci sono questi silenzi? Ah, quasi imbarazzati. Cioè, noi stiamo facendo un'apertura molto grossa e io invece non capisco perché nessuno interviene, tutti stanno zitti. Allora i dubbi, Calvano dice, ma tu fai delle insinuazioni, stai attento, però i dubbi così non me li chiarite, cioè che si voglia premiare un'azienda che magari è amica e magari sta dando una mano anche a fare investimenti, a esporsi, diciamo, su scelte tipo l'aeroporto di Forlì, che probabilmente non ripagheranno, ma però magari ripagano con un riconoscimento, è vero, di un'importanza, perché quell'istituto è importante ed è solido. Però, insomma, non avere fatto una discussione chiara e pubblica ascoltando tutti, a me questi dubbi rimangono, e quindi ribadisco, il pilastro anche della ricerca è pubblico e non privato. Il privato in Regione Emilia Romagna sostiene dove serve il pubblico, che deve essere il servizio principale, perché nella mission dei privati il primo aspetto è anche fare utile, e questo può anche confliggere con il servizio pubblico, che invece deve essere sempre comunque garantito, perché è un servizio che va garantito a tutti. Grazie. Invece i segnali sono preoccupanti. Io da cittadino faccio politica e ho ringraziato Calvano perché per tempo ci ha fatto sapere dell'emendamento, ma la trasparenza è nei confronti del pubblico, la discussione in commissione nei confronti del pubblico, l'udienza conoscitiva nei confronti del pubblico, l'assemblea, se non dicevo io GVM e Cotignola, non citava neanche quella cosa lì. Quindi la trasparenza, la mancanza di trasparenza è quella lì,
E chiudo, se una legge nazionale te lo consente di aprire anche al privato, non ti obbliga, è una scelta grossa, importante, una spaccatura che oggi voi scegliete di fare, ma è una scelta che fate voi, non c'entra niente il governo nazionale. Voi oggi fate una scelta senza, fra l'altro, essersi aperta la discussione in commissione e in udienza conoscitiva. Fatela, ma noi la contestiamo e non c'è nessuna accusa personale. Punto.